Ciao, sono Davide Masuri, sono titolare della Legno e Service. Noi, parlo noi perché siamo io e un mio socio, abbiamo aperto come squadra di montaggio, ok? Quindi noi pian piano col tempo ci siamo comprati il minimo indispensabile di attrezzatura, avevamo un furgone. E quello era il nostro lavoro, quindi investimento proprio minimo. Furgone usato, insomma, piccolino, ci si arrangiava. Poi abbiamo avuto la possibilità di accedere al microcredito, che ci ha permesso ovviamente di comprare delle attrezzature nuove, quindi migliorare il nostro lavoro sia in cantiere sia in stabilimento, velocizzarlo. E quindi un pochino incrementare il nostro lavoro durante tutto l'anno, cioè migliorarlo sia in qualità che in quantità. Il microcredito credo che aiuti tanto, soprattutto delle realtà, io mi considero una realtà piccola perché siamo così, siamo nati come, ripeto, squadra di montaggio, adesso stiamo cercando un pochino di crescere, quindi per una realtà piccola anche il solo fatto di dover incominciare a rendere i soldi un anno dopo, quindi aver possibilità di guadagnare un pochino, di coprirsi un pochino di spese che si fanno, di un investimento iniziale, credo che sia molto importante e vantaggioso. L'unica cosa che non è vera assolutamente del lavorare in proprio è che ti puoi gestire il tuo lavoro. Quella è la più grande bugia che si può sentire in giro perché ti chiama un cliente e tu non puoi non andare, non puoi non metterti a disposizione del cliente. Quindi da dipendente andavo via finivo alle 4, andavo via alle 4 e mezza. Oggi se un cliente mi dice vieni alle 8 a fare il sopralluogo, alle 8 vado a fare il sopralluogo, quindi quello sicuramente è differente. Il consiglio che do a chi vuole intraprendere questo lavoro in questo settore, ma secondo me credo che sia un consiglio a 360 gradi, è quello che per quanto una persona possa formarsi sulla carta, okay, ha bisogno comunque della pratica e viceversa. Cioè, chi è sempre stato abituato a stare in cantiere ha bisogno di vedere anche altro. Quindi non vuol dire che chi ha fatto solo cantiere sia più bravo o più completo di uno che ha studiato solo sulla carta. Servono tutte e due le cose. Credo che oggi, più di prima, soprattutto nel nostro settore, la qualità sia molto ricercata. Noi l'abbiamo toccato con mano perché quando abbiamo iniziato a lavorare andavi a montare un tetto, buttavi sulle travi, bene, mettevi il tavolato, bene, ok, andavi a casa, il cliente era contentissimo. Oggi guardano la trave, guardano il minimo difetto, guardano questo perché comunque il tetto, parlo di tetto, ma anche ovviamente i pavimenti ancora di più, sono diventati un complemento d'arredo. E quindi essere competenti, professionali, e cercare in ogni caso di accontentare il cliente. Credo che tutti quelli che abbiano in testa un'idea possano perseguirla e con passione affermarsi in quel settore che più gli piace. Ciao a tutti, buon lavoro!